Versilia, come la chiamo, no? Più dell'Alta Versilia. Questo ente è un ente che nasce dalle ceneri della comunità montana, perché con il governo Prodi con la finanziaria ha cercato di razionalizzare gli enti, razionalizzare le risorse, e da questa razionalizzazione di enti e di risorse chi ne ha pagato le conseguenze sono stati gli enti che si occupavano delle aree più marginali del paese. C'era chi in alcune regioni aveva attuato una politica scellerata e aveva creato delle comunità montane sul livello del mare, magari come creare una comunità montana fa Forte dei Marmi, Pietrasanta e Lido di Cavaglione, no? Ecco, non è una comunità montana, sarebbe una comunità marina, e c'erano situazioni del genere. Quindi bene ha fatto il governo Prodi a fare un'operazione di riordino. La regione Toscana, quando ha proposto questa riorganizzazione, io ho proposto di come zona di riorganizzarci e di sfruttare questa occasione perché la comunità montana dell'Alta Versilia si potesse trasformare in un'unione di comuni della Versilia. Che cos'è l'unione di comuni? L'unione di comuni è tutto fuorché quello che avete letto oggi sul giornale. Chi ha scritto oggi sul giornale crea dei comitati pro Forte dei Marmi è chi a Forte dei Marmi non gli vuol bene e fa il consigliere comunale a Stazzema non conoscendo il territorio di Stazzema. Scrive cose sull'unione di comuni non conoscendo che cos'è l'unione di comuni, perché dice che se nell'unione di comuni entra il comune di Viareggio fa la parte da Leone. Non è vero, c'è uno statuto che dice che i comuni che compongono e che appartengono all'unione di comuni entrano in forma paritetica, quindi nell'assemblea, nel consiglio dell'unione dei comuni entra il sindaco di ogni comune, un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza. Quindi il comune di Viareggio, che ha 60.000 abitanti all'interno dell'unione dei comuni, conta quanto il comune di Stazzema, che ha 3.300 abitanti, e quindi conta uguale. È un ente sovracomunale che non è gestito a colpi di maggioranza, ma è gestito in maniera istituzionale. La giunta che io presiedo oggi è una giunta che all'interno ha un assessore di Rifondazione Comunista e un assessore del PDL, perché noi in quell'ente non facciamo politica, noi in quell'ente sviluppiamo funzioni dei comuni, perché i comuni hanno meno risorse da parte del governo centrale. E se leggete i giornali, il sindaco di Seravezza oggi per esempio dice meno risorse ai comuni, ma è vero, dal governo centrale arrivano sempre meno risorse, ma i comuni non possono dare meno servizi ai cittadini, devono riuscire a dare gli stessi servizi ai cittadini con gli stessi livelli, anzi cercare magari di aumentare il livello del servizio, e per fare questo i comuni devono cercare di fare un'operazione di dare un servizio più efficiente e più efficace. Con meno risorse questo servizio si può erogare al cittadino soltanto mettendo insieme le professionalità che i comuni hanno all'interno delle proprie strutture e dando un servizio associato al cittadino. Questo è il compito e la finalità principale dell'Unione dei Comuni. Oggi noi sviluppiamo 14 funzioni associate per il contesto versiliese, per ora dei 4 comuni, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Seravezza, anzi dei 5 comuni, e Camaiore. Questo sistema potrebbe essere implementato e potenziato se i comuni che appartengono a questo soggetto ente locale diventano 7, perché la provincia sarebbe disponibile a decentrare funzioni che oggi vengono gestite a Lucca in provincia in Versilia, quali la pubblica istruzione, la promozione turistica e una funzione che è importantissima, la pianificazione territoriale, perché c'è un'emergenza e c'è un'esigenza che alcune politiche di pianificazione territoriale vengano svolte su area vasta e non con la logica del limite del comune. Non si può pianificare e consumare del territorio fregandoli di quello che succede nell'altro territorio. Ci sono dei meccanismi che devono essere collegati
e questi meccanismi devono essere, attraverso una pianificazione collettiva, gestiti, e se vengono gestiti direttamente dagli enti e dai cittadini interessati, si hanno dei risultati migliori. Sarebbe il metodo e la concezione della concertazione. Quindi l'Unione dei Comuni si propone di attuare questo metodo e questa concezione. E non finisce lì, perché l'Unione dei Comuni, che nasce in Toscana, rispetto alle unioni di comuni che nascono in tutte le altre zone d'Italia, si chiamano unioni di comuni speciali, perché mentre in Italia si possono unire i comuni e svolgere dei servizi associati comunali, in Toscana si possono unire i comuni e svolgere servizi associati comunali, provinciali e regionali. Quindi si può attuare dentro questo ente anche politiche di decentramento regionale. L'agricoltura poco interessa a Forte dei Marmi, la forestazione poco interessa a Forte dei Marmi, il demanio marittimo molto interessa a Forte dei Marmi. Allora, in Versilia ci sono 4 comuni. Ogni comune ha una modulistica diversa dall'altro per la gestione del demanio marittimo. Ogni comune ha un programma diverso dall'altro per la gestione del demanio marittimo. Ogni comune ha un regolamento diverso dall'altro per la gestione del demanio marittimo. E il demanio marittimo oggi sta attraversando una situazione di forte crisi, perché è un demanio che politicamente è debole, e è debole anche grazie al fatto che è un demanio che quello dei 10 km della costa della Versilia non è unito da un punto di vista di politica unitaria. Ecco, l'Unione dei Comuni potrebbe dar forza e voce più grande a questo settore, che è un settore fondamentale non solo per i comuni della costa, perché le politiche del demanio hanno riflessi economici, perché sviluppano una politica economica non solo sulla costa ma anche nell'entroterra versiliano. Io sono il vice sindaco del comune di Stazzema e nei mesi estivi il nostro comune e le nostre attività economiche godono dei benefici del fatto che sulla costa c'è un flusso, e sulla nostra costa c'è un flusso anche qualificato di turisti che in questi mesi d'estate fruiscono anche l'interno della Versilia e arricchiscono anche l'interno della Versilia. Se questo sistema non funziona, crolla anche il sistema Versilia. Quindi bisogna cercare di pensare, e l'Unione dei Comuni è l'ente che può sviluppare queste cose, di all'interno di questo ente cercare di promuovere, progettare e decidere alcune funzioni che non riguardano solo l'orticello davanti a casa, ma riguardano un'area vasta e un'economia più vasta, perché l'economia deve essere sempre di più integrata e deve fare sempre di più sinergia. Detto questo, credo di avervi spiegato in pochi minuti che cos'è l'Unione dei Comuni e cosa si propone di fare per il territorio della Versilia.